sono arrivata come assessore a settembre dello scorso anno, però ho sentito la necessità un pochino di ripuntare gli occhi nei confronti di questa disciplina e soprattutto riorganizzare il programma culturale della città legato proprio a questo. Un programma culturale che, come spiegavo, deve avere a che fare con il territorio. Per me è molto importante sia che gli artisti siano presenti sul territorio, ad esempio Laura verrà in residenza per 2 settimane, Serasini ugualmente, Piero Roccasalvo dalla Sicilia verrà anche lì 2 settimane prima, proprio per cercare di lasciarsi ispirare da Volterra, che è veramente una città che, come si ricordava a partire dai Villanoviani, passando per gli Etruschi, dà veramente degli stimoli molto forti agli artisti. Sono tutti artisti che sono in una fase di transizione, una fase di cambiamento, che hanno raggiunto un momento particolare della loro carriera e stanno decollando verso un'altra fase. Sarà un passo avanti da vari punti di vista. Come primo punto di vista, perché finalmente si arriva a una rassegna ben precisa, chiara e organizzata, dedicata a questo. Dal punto di vista degli artisti, perché alcune delle mostre veramente mettono in discussione il visitatore. In una, accennavo prima, di Cionci, si chiederà proprio al visitatore di partecipare alla mostra stessa, quasi di disegnare lui stesso alcune delle visioni che Laura Cionci avrà. Quindi, ripeto, non si troveranno semplicemente di fronte a una mostra con dei bei quadri, ma dovranno proprio essere partecipi all'interno della rassegna.